Ciao a tutti e bentornati su Fanatico Reloaded. Oggi parliamo di un altro videogioco per Windows, eccolo qua. Questo è il DVD di installazione della EA Game. È in realtà una serie di giochi sparatutto in prima persona, dove ci sta appunto il classico combattimento fra alieni e umani. E tu appunto devi fare queste varie missioni. Questo è il DVD di installazione che è al contrario, come al solito, vabbè. Aspetta, mettiamo per dritto, è una mia fissazione metterli per dritto. Comunque qui abbiamo il manuale con delle piante, perché possono essere messi anche degli accessori. Questo è il manuale in cui ci spiega praticamente la missione con l'installazione, qui avviso sull'epilessia come al solito, la missione, il sommario, e poi abbiamo anche l'equipaggiamento, le armi, comandi generali con tastiera e mouse, controlli, perché nel caso di Xbox 360 ci sono anche i controller, perché c'è anche il veicolo, ci sono dei veicoli, equipaggiamento, la famosa nanotuta. Chi non conosce la nanotuta? Io non la conosco, vabbè, si vedrà in questo gioco. Qui abbiamo un po' di screenshot, radar tattico, insomma, di combattimento, eccolo qua, equipaggiamenti e cose varie. E qui abbiamo tutto. E adesso andiamo come al solito. Vabbè, qui c'è sta il manuale, c'è parecchi. Attenzione, finalmente questo è un altro gioco in multigiocatore, quindi c'è la partita via internet. Bisogna ovviamente registrarsi al sito di EA Game, fare un account per poter giocare appunto online con altri giocatori. Eccolo qua, attenzione, qui c'è sta l'impostazione eventuale per il firewall se ci sono problemi di connessione. Mi raccomando, usate una connessione buona con un buon ping, un ping molto basso, assistenza tecnica e tutto quanto. Questo è DVD e adesso andiamo appunto a vedere di che cosa si tratta. Eccolo qua. Ciao e alla prossima. Crysis è un gioco di tipo sparatutto in prima persona, sviluppato da Crytek e pubblicato da Electronic Arts nel 2007. La trilogia e altri nuovi giochi di questa serie sono disponibili su Steam, Xbox Live e PlayStation Store per Xbox 360 e PlayStation 3, dove è possibile acquistare e scaricare la versione per console. Richiede un hardware potente per funzionare al massimo delle prestazioni, con particolare attenzione per la scheda grafica. Il gioco utilizza il motore grafico CryEngine, che offre un'esperienza visiva impressionante con ambienti altamente dettagliati e realistici. La trama segue il protagonista, un soldato chiamato Nomad, che indossa un'armatura high-tech chiamata Nanosuit per affrontare un'invasione aliena su un'isola del Pacifico. I comandi del gioco includono movimenti di base come camminare, correre, saltare e strisciare, nonché azioni come sparare, mirare, cambiare arma e interagire con l'ambiente circostante. Il giocatore può anche attivare la modalità invisibilità della Nanosuit per diventare temporaneamente invisibile agli avversari. La mappa di gioco è situata su un'isola del Pacifico e comprende diverse ambientazioni, tra cui foreste tropicali, villaggi, città costiere, complessi militari. Il giocatore deve esplorare queste aree per compiere missioni e scoprire informazioni sugli alieni. Le armi includono fucili d'assalto, fucili di precisione, lance granate, pistole e altro ancora. Il giocatore può anche modificare le armi per adattarsi a diverse situazioni di combattimento. Gli equipaggiamenti disponibili comprendono la Nanosuit, che offre potenza, protezione e invisibilità, nonché una varietà di attrezzature militari come visori termici, sensori e granate. Il giocatore può anche utilizzare veicoli come elicotteri, jet ski, per spostarsi più rapidamente. I personaggi principali sono Nomad, il protagonista del gioco, un soldato americano che indossa la Nanosuit. Prophet, il comandante della squadra che guida Nomad nella missione sull'isola. Psycho, un soldato che lavora con Nomad e che ha un passato difficile. Rosenthal, una dottoressa che lavora con la squadra per scoprire la natura degli alieni sull'isola. Ci sono anche poi molti personaggi secondari, tra cui soldati americani e nemici alieni. Tutti i personaggi hanno personalità distinte e hanno un ruolo importante nella trama e nell'azione del gioco. Grazie della visione di questo breve video, vi lascio a qualche immagine e alla prossima. Ciao a tutti!
It's Colchester! We have to go!